Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e questa è la mia recensione per American Truck Simulator. Devo ringraziare SCS Software per avermi concesso la key per recensire il gioco, senza la quale il video non sarebbe stato possibile. American Truck Simulator, rilasciato a febbraio 2016 dalla ceca SCS Software, si inserisce come spin-off della serie di simulatori Euro Truck Simulator. Il titolo è abbastanza eloquente, il gameplay consiste nel guidare camion negli Stati Uniti. La componente simulativa si combina però con elementi presi dal gioco di ruolo e dal manageriale. Iniziamo la partita senza denaro, senza esperienza e senza nemmeno un mezzo proprio. La gavetta consisterà quindi nel fare consegne alle dipendenze di altri, fino a raccimolare abbastanza denaro per l'acquisto di un trattore da utilizzare per le consegne successive. Questo aumenterà i guadagni, ma anche le responsabilità. Ci sarà ora da pagare per le riparazioni, la manutenzione, la benzina e l'eventuale soccorso stradale. La personalizzazione però è un must, e più passeranno le ore di gioco, più il nostro truck diventerà come una nostra appendice ed il nostro miglior amico. Finito qui? Nah. Con i maggiori introiti possiamo acquistare altri mezzi ed assumere camionisti alle nostre dipendenze. Per guadagnare di più, comprare più garage, più camion, avere più dipendenti, altri soldi, ecco dov'è il manageriale. Ma prima parlavo di gioco di ruolo. Oltre al vile denaro, guadagneremo ad ogni consegna anche una quantità di esperienza, con la quale, salendo di livello, potremo sbloccare nuove abilità divise in 6 tipi con 6 livelli ognuna, come in ETS2. La prima, con la quale possiamo aumentare la lunghezza del viaggio per consegnare veicoli. Quelle di merci preziose, con la quale possiamo portare carichi di valore. Le merci fragili, con la quale possiamo portare merci, quali vetreria o ceramiche. Le consegne puntuali che ci permettono di svolgere lavori urgenti, quindi meno tempo ma più soldi. L'ultima infine sui consumi, sul risparmio di carburante, perché consumare di meno vuol dire risparmiare di più. Ho saltato la prima perché è particolare, in quanto i livelli non sono crescenti ma differenti, e questa è l'abilità merci pericolose. In ogni livello viene sbloccata una consegna di una sostanza differente: sostanze esplosive, gas, liquidi infiammabili, solidi infiammabili, sostanze tossiche ed infine corrosive. Ma nessuna paura, la morte del conducente non è prevista dal gioco. ATS è compatibile con mouse e tastiera, ma anche joystick e controller, seppure più scomodi. La scelta migliore è comunque quella di un volante, specialmente se dotato di angolo di rotazione a 900 gradi e force feedback. E infine supportato anche l'Oculus Rift per garantire un'immersività simulativa incredibile. Ma quindi, cosa cambia da ETS2? Prima parlavo di spin-off proprio per questo: il gameplay è identico, come anche l'engine su cui è costruito. Questo ci garantisce alla fine poche novità, ma grandi agevolazioni per i creatori di mod, soprattutto ora con il supporto dello Steam Workshop. La differenza sostanziale è appunto l'ambientazione. La mappa è diversa, rispecchia la zona di California e Nevada, a cui verrà aggiunta l'Arizona a breve con un DLC gratuito, mentre già si vocifera di successivi DLC con altri stati. La nuova mappa è più dense, le città sono più vicine, più popolate e più animate. Potremmo dire che il mondo di gioco è più vivo, con scorci di vita caratteristica delle città attraversate. Lo stesso traffico e le texture dell'asfalto sono stati ripensati, mentre gli edifici sono stati creati ex novo. I camion sono americani, ma per ora ci sono solo 3 tipi, per 2 soli marchi, Kenworth e Peterbilt, mentre si sta contrattando per le licenze Volvo e Packard. Ci sono altre piccole novità, in primis la polizia ed il rivisto sistema di multe. Mentre in ETS2 le infrazioni venivano istantaneamente sanzionate, qui troviamo macchine della polizia a pattugliare le strade e da multarci se fosse necessario. Questo aumenta l'immersività, seppure la quantità di forze dell'ordine sia, a mio dire, spropositata rispetto ad uno scenario realistico. Una nuova dinamica, collegata alla questione delle multe, è la pesa del carico. Durante il viaggio in corrispondenza delle stazioni di pesa, la polizia potrebbe chiedere di verificare il peso del carico,
e quindi dovremo fermarci per qualche secondo per le verifiche necessarie. Non saprei dire se è una consuetudine americana, ma ho apprezzato l'aggiunta. Per parlare ancora di multe, in ATS viene considerato il codice della strada americano. Quindi, nessuna multa si è svoltata a destra, anche con il semaforo rosso. Più importante ai fini del gameplay è il parcheggio finale per la consegna del carico. Mentre in ATS 2 le opzioni erano 2, salta la fase di parcheggio e parcheggia manualmente, qui abbiamo una terza opzione, una sorta di parcheggio difficile. Potremo sempre scegliere quale fare e l'esperienza guadagnata sarà differente in base alla difficoltà che è collegata anche all'area in cui dobbiamo eseguire la consegna. Un parcheggio difficile alla fattoria sarà più facile che quello in porto, dove bisogna manovrare in una stretta zona tra i container. C'è da dire che alcuni problemi non sono stati risolti, in particolare alcune inefficienze dell'intelligenza artificiale, che ancora non riesce bene ad interpretare quando stiamo cambiando di corsia o quando facciamo manovra, venendoci addosso o comunque facendoci perdere un po' la pazienza. Ma quindi, alla fine, ne vale la pena? La mia risposta personale è sì, soprattutto per il prezzo. È vero che i cambiamenti non sono molti da ETS 2, ma è altrettanto vero che il costo di 20 euro lo pone appena 5 euro più caro dei DLC per ETS 2, che espandevano la mappa. Se 15 euro vanno bene per guidare in Scandinavia, con il DLC apposito, perché non provare un nuovo continente con poco di più? Questo è un ragionamento valido soprattutto per chi conosce già ed apprezza il genere, mentre per chi vorrebbe avvicinarsi non ho idee chiare. È vero che TS2 è più completo, più grande, più seguito, più moddato, ma fino a quando lo sarà? Quali saranno le mosse future del publisher? Continuerà i suoi sforzi per seguire entrambi? O punterà tutto sul nuovo pargoletto? A voi la sentenza nei commenti. E mentre voi lasciate un mi piace, vi iscrivete e commentate il video, io riparto per Las Vegas, dove mi aspettano per la prossima consegna.